Ehi, Dino! Ehi! Ehi, Madonna! Madonna, finalmente stiamo vedendo, a parte per vedere che c'è un dire uno, ma a vedere adesso mi è proprio dimenticato come si... Ah, questo... Un vero pescatore, i veri pescatori di una volta. Questa è la pesca tradizionale dell'Eredda Posta. Tu ti chiami Nino? Nino Griego, detto Scupastrate. Scupastrate? Ma cosa c'entra? Il soprannome. Sì, ma perché? Il nonno di mio nonno faceva un spazzino. Ah, ecco. Il nonno di mio nonno. Oh, bella sta coppa, vedi? Ma fatti vedere... Allora... ma questo qua, siamo compagni da piccinino, Da piccolo, però, erano già amici. Che io venivo spesso qua, però... Dalla gioventù! Avevo un po' abbandonato questa bellezza qua, veramente. Avevo una nostalgia, ma per caso sono passato così. Io sto in pensione qua, passuti qui. Oh. Ma faccio anche io un pescatore, faccio. Vedi, che vedi? Alla grande, proprio. Pronto, Dino? Senti un po'. Da quant'anni? Cioè, tu a che età sei venuto? E allora, io facevo la seconda elementare. Ah, perché se ti prendeva la scuola, sì. Ho fatto il secondo avviamento. Però d'inverno andavo a scuola, d'estate andavo a lavorare con mio padre. Ma chi ti portò il primo? No, quando il primo imbarco, cioè la prima volta che sei andato a mare, con i piccinini, cioè la prima volta chi ti portò? Mi ha portato mio padre, facevamo il mestiere dei palangali, andavamo col battello e io da 8 anni ho continuato a lavorare con mio padre finché sono arrivato a 16 anni. A 16 anni poi ho fatto i libretti di navigazione e mi sono imbarcato, che poi ho fatto 50 anni di imbarco. Allora, una bella pensione. Sì, ti vuoi dare una bella risposta, Matteo. Non ci danno niente a noi. A noi la pensione la notte 480 euro. Con gli assegni di mia moglie 25-30. Però solo d'imbarco sul libretto documentato 50 anni. Adesso 7 anni alla più. Senza barchette, senza niente. Questo mondo, a parte tutto, non è quindi io quando mi sono ritirato ho fatto quasi 60 anni di mare. Quasi 60 anni di mare. Qua ci facciamo tutti che ci facciamo i bagni nell'olio sfruttato. E noi sapevamo che avevano anche paura. Una specie di open nude si chiamava. Quella è la Posidonia. Prima stava di più. Posidonia. Cresceva di più. La Posidonia, quella. C'è Dio! Ti facevi i lift, baci gli ambiti. Ma a questa sede quello là? Quello è importante o si può eliminare? È importantissimo! È utile allora? Utilissimo, quello che ti vuole un mangiume di pesce. È il loro rifugio, che ci picchiano sotto a quelle cose là, quello è importante. E come infatti i pesci che crescono in quella Posidonia hanno un altro sapore e un altro colore, perché se tu prendi il pesce della Posidonia è verde come la Posidonia, se lo prendi al largo dove non cresce niente è un color du fang e non sa di niente, neanche di niente. Allora questo è il motivo che noi diciamo il pesce di Manfredonia, allora, è diverso il sapore, è diverso il golfo di Manfredonia è da Zapponeta a Mattinata, perché se fa Zapponeta il pesce cambia colore. Se passa Madrese cambia pure colore. Qua dicevo, parlavo di chiedo, i mamutieri Berecci, come i pesci che nascono qua. Perché noi abbiamo un golfo che ha giocato un Gesù Cristo, che qua è una sorgente di 9 anni. Perché come ha detto, la Posidonia qua. Quello che è diminuito però stai sempre da un anno a un anno. Tu se prendi dal candelaro, finché arriva a Barcaro, non manca mai l'erba di Virne e d'estate. D'estate c'è la Posidonia, di Virne fanno le mareggiate, si c'embraggia la Posidonia ed escono le radici, che è la gramegna. Guardiamo a niente, che proprio di la scuola, quando vanno i mareggiati, mi sapevo qui di mentire di gramegna d'erba là, tra cui. Esatto.
quindi era la stessa Posidonia. Ecco. Sì, ma le cozze pelose, veramente. Sotto la Posidonia, sì. Ma abbiamo ancora quantità? No, cioè, ci stanno, come prima no, ma ci stanno. Noi qua, gli anni 80, abbiamo avuto una moria, non ci vedevano più i canali, non ci vedevano più i carecci, non ci vedevano più i cozze plus, non ci vedevano più i cucci. Quando te va? L'eniche va aperta, quindi che cose là, le abbiamo perso tutti quanti. Mo sono entrata la volta, chiusete prima. Ma è vero che il pesce di Macedonia è superiore agli altri pesci? E perché? Garantito, perché? A parte che il golfo di Manfredonia è sempre pieno di mangimo, che qua i pesci vengono qua, ci fermi, i sardelli, cosa, è un golfo erboso. Guarda, vieni da stente esemplare, che mi batte. Quando vengono i pesci da fuori qua, sono come i critici quando vengono dalla Germania, vengono bianchi, da pranzo di bene, da vedere neri. E anche se sono i pesci. Si vengono a nutrire qua. Appena arrivano qua, per esempio, c'è il passaggio di un tipo di pesce. Quando viene qua, sono sic, a sbagliare male. Stanno non usare qua, la vedete di uno, ci ringrazio, fanno bene, mettono un cuore in bacio. Molto interessante. Senti colpo. Andiamo adesso, il presidente ci ha invitato ad andare sulla barca. Ci fai compagnia perché io avrei ancora. Se c'è il prosciutto vengo, è il prosecco. Noi dobbiamo prendere atto dei vecchi pescatori, qui teniamo pescatori, qui teniamo scienziati, perché prima, il pescatore di prima, non ci stava niente, di notte ti aveva tu uno scuglio a mezzanotte. Penaluce che stava in due perché i paesi non erano illuminati. Penaluce! Il faro. Ti andavano a cercare questo scoglio in mezzo al mare. Non come adesso che tu GPS, tu radar. Prima no, qui gli avrei dritto, gli avrei scienziato. Lui no, io ti chiedo un piacere, ci fai compagnia a bordo? Con piacere, sì. Anche perché ho bisogno della tua guida, perché tu sei uno dei pochi. Pochi rimasti di pescatori veri. E mo venga, dai, vi faccio compagnia. Sono il professor Storelli del Tecnico Nautico di Manfredonia. Loro tre sono tre dei studenti del nautico del terzo anno e oggi abbiamo fatto un piccolo corso di vela. In genere sono una cinquantina di ragazzi che fanno il corso di vela distinti in tre gruppi. Gli altri tre ragazzi di questo gruppo sono già andati via perché avevano l'autobus da prendere. E loro sono dei ragazzi di Manfredonia del nautico terzo anno, corso capitani, che fanno il corso di vela. Flavio di Norcia e i due gemelli, Frattarulo Francesco e Frattarulo Valerio. Frattaruolo. La Frattarulo e Frattaruolo. Chiedo scusa, prego. ma gemelli, perché gemelli? Perché tutti e due sono gemelli, anche se non sembra. C'è una bella differenza. Cosa vi ha spinto a frequentare? Perché anche io sono un ex della scuola marittima. Ci piace il mare, ci piace navigare sulle barche. No, dovete sapere, non so se il professore l'ha detto, che è una bella professione, però è con dei sacrifici, perché ci vuole passione per fare questo tipo di lavoro qua. Io per esempio aspirerei più a esercito, però mi ha spinto anche andare a nautico perché anche dà la possibilità di fare anche nuove esperienze come delle barche, anche entrare negli ambiti di corpo militare. Allora, anche se ruolo? Tante aspettative. Professor Valerio. Valerio, che dobbiamo sentire? Flavio di Norcia, a me anche, ho sempre avuto la passione per il mare, me l'ha trasmessa mio padre. Crescevo sempre in barca, quindi. Che, beh, sei figlio di un pescatore, di un marinaio del. Mio padre possessore di possiede una barca a vela. Ah beh, allora quindi c'ha l'hobby del mare, quindi allora te sì. Che ha inculcato questa passione qua. È un agronomo il padre. Lei dove viene? Io sono di Foggia, sono diplomato al nautico di Manfredonia.
capitano di lungo corso, ho fatto l'ufficiale a bordo delle navi mercantili con la Loi Triestina esattamente. Sì, laureato in giurisprudenza e in teologia, e però mi piace il mare. E, sì. Si vede che è malato del mare. Tantissimo. Perché questo qua è malattia, eh. ho il mare al posto del sangue, diciamola tutta. Sorpresa che mi fai oggi, non l'avrei mai immaginato. Comunque ti devo ringraziare per questo panorama straordinario. Avevo messo qualcosa di nuovo, perché ho detto la prima puntata la voglio fare bene, diversa, perché anche salutare tutti i nostri, quelli che ci hanno seguito, i nostri amici, quelli che ci hanno seguito veramente da anni, ma anzi è un'occasione per ringraziare questi amici, che hanno raccolto veramente bene. E brutto il secondo, perché il nostro presidente della Lega Valle è un amicone, ci ha messo a disposizione questo grandissimo, veramente una cosa assurda, una cosa, uno spettacolo veramente stare qui. Perciò devo ringraziare, anzi, è ovviamente qui, è sua la barca, è sua, l'anghigo. Ho lui il filtro per stare qua, per forza. Assolutamente sì, beh, grazie dell'ospitalità, davvero, è un piacere. Stare con voi. Ciao Matteo. Ma guarda, Matteo è una garanzia, io non dice quel donne, lei Matteo è una cosa proprio bellissima. Ma c'è chi parla male di Matteo? Che non ha la fortuna di avere un figlio in famiglia, cioè un padre, un figlio in famiglia di Matteo. Per la rabbia Matteo sono così, così. Beh, poi facciamo parlare un attimo, dai. Vabbè, la manifestazione è stata un successo per tutta la sezione della Lega Navale di Manfredonia, perché ha ospitato 89 bambini dai 9 ai 15 anni di tutta la regione. Era uno spettacolo che, di cui ha goduto anche tutta la cittadinanza, perché da terra si vedevano queste imbarcazioni che credo che non ci sia stato mai uno spettacolo del genere a Manfredonia. Questo è stata la summa di due fine settimana molto impegnativi per la Lega Navale, perché in precedenza, poi nel dettaglio entrerà anche il presidente, abbiamo ospitato la prima manifestazione della regata del Diomedeo, una regata molto impegnativa. Su questo il presidente ci potrà dare delle indicazioni maggiori, perché ha partecipato come regatante. È una manifestazione molto impegnativa, perché partiva da Manfredonia e tornava a Manfredonia con pericolo delle trenti senza sosta, quindi molto molto impegnativa, e ha messo alla prova le capacità degli equipaggi. La stessa domenica poi abbiamo ospitato una prova dei 4 eventi regati in doppio, sempre per ragazzi, di derive per ragazzi, e poi domenica scorsa la manifestazione degli Optimist, che valeva anche come prima tappa di selezione del campionato nazionale. Quindi i ragazzi che si sono qualificati nei primi posti fanno classifica insieme ad altre due manifestazioni per poter partecipare poi ai campionati nazionali. Quindi un impegno che la Lega Navale ha sostenuto, ha portato avanti con notevole sforzo, ma credo che con grande soddisfazione per tutti. Molto piacere. Questa è una delle belle notizie che voglio sentire. Bellissime iniziative per la nostra città. Stefano, soltanto quei uomini così possono dare cose al paese. Cioè, perché fa veramente bello il paese. Non basta, cioè, abbiamo un bel paese, ma non abbiamo, invece adesso abbiamo anche persone che sanno valorizzare, perché abbiamo delle risorse bellissime, abbiamo un mare, abbiamo tante ricchezze che non sappiamo. C'è sta gente che ho cercato di svignarmela, vedi, era proprio di fronte. A nuoto sono venuto. È incredibile. A nuoto. Senti, non volevi mancare per nessuno. Sulla punta della lingua una domanda a Matteo. Questa è una barca da regate. Quale? Di quale? Questa che stiamo parlando. Sì. Questa è una barca
che fa sempre nella categoria crociera regata, perché però è giusto chiederlo al presidente, visto che è lui l'armatore. Chiediamo al presidente. Adesso arriva, è giusto che si chieda a lui. Risponderà a lui. Uno dei vecchi pescatori. Presidente, stanno chiedendo che tipo di barca è. Uno dei vecchi pescatori del Mondadori, tra l'altro è amico, era famiglia, Giavincelli, aveva anche delle ragazzine. Noi siamo stati agli inizi di maggio a fare la regata a Bari Zegnovi, una regata che parte da Bari e arriva nel Mediterraneo, nel Montenegro, dopo un percorso di circa 105 miglia. Vieni, Nino, facci compagnia. Piacere. Giovanni. Ciao, Nino. Mario. Giovanni. Sentiti qua che la siete il presidente. A contrario tu, dove sei, io dico che sempre da me di cavare. Mi piace ascoltare i vostri commenti, discorsi, i vostri commenti, come hai detto. Che c'è gente che vuol far bella Manfredoni. Ebbene. Con tutti questi eventi qua dei bambini, cose che non ci sono mai state a Manfredoni. Vedere 80-90 barchette con tutti questi bambini che si sfrenavano, è bello. E tempi nostri è un battello, io sono trovato alle ultime barche a vela, quando i motori a Manfredoni stavano una decina, erano tutte barche a vela. Però io vabbè, era bello prima che stavano tutte le vele e ci stava poco inquinamento. Adesso anche il mare, pure il mare, però diciamo il golfo di Manfredoni si è rifatto. Meno male. Si è rifatto. Noi abbiamo avuto un periodo dove qua non cresceva più erba, non crescevano più cagnolicchi, più cozze pelose, più canestrelle, i rizzi. Più cuccioli, i cuccioli di mare, che i nonni nostri mettevano un gel dai. Ti ricordi quelle cose là? Sì. Poi sono riapparsi un'altra volta, è più di prima. Che il presidente non finisce mai di scoprirci. Giustamente, delle gioie. Non è una grande, di più. Presidente, io vi posso dire un difetto del presidente, che quando sta in mezzo agli amici si fa in quattro. Ho detto bene, presidente? Grazie. Se si chiama difetto, per me è un pregio. Del brindisi, grazie. Alla barca, all'indigo, alla Lega Navale, sezione di Manfredo. E agli armatori, che tipo di imbarcazione è questa? Tutta la dirigenza. E grazie dell'ospitalità. Questa è un'imbarcazione un'imbarcazione da combattimento, Matteo. La nostra. La Lega, che possa fare sempre di più. Che noi vogliamo sempre di più. È meglio. Siamo esigenti, è meglio. Qua in mezzo a noi stanno 3 o 4 componenti dell'equipaggio dell'Indigo. Andate fermo a te. No, perché lui è capace che lascia là e mi lascia molto me. Penso poco. Così che viene già guidato. E se lo lasciato per a te già te va a voi non c'eravate, ma lui ha guidato. Io ho guidato. Ha portato la mattinata però. Sì. Ha fatto un bel giro. Un giro bello che hanno fatto. Abbiamo trovato Mario. Costa a costa però. Sono imbarcato a mattina. Non so se voi siete stati un po', diciamo, a 2-3 miglia al largo della costa di Manfredoni. No, siete a largo 2-3 miglia dalla costa di Manfredoni, puoi apprezzare il nostro paesaggio. Se lo vedi a 2-3 miglia al largo, lo puoi apprezzare. È una bomboniera. Manfredoni è una bomboniera. Matteo, ce la facciamo a nuoto a 3 miglia e poi guardiamo da 3 miglia. Noi qua, lui lo sa, prendiamo giù nel guagnone, da un blascio all'altro faceva bene, da lui. Ma stava a cento, stava bene. Stavano i delfini in bordo, a parte Filippo, ma prima stava pieno di delfini. Filippo.
Filippo, che fiume? C'è Cromme, come è? Filippo è morto! Perché c'è un mistero, è morto, perché l'hanno subito! Ah, ecco. Qualcuno me ne dice che cosa l'ho subito! Tu pensi? È stato accertato dall'autopsia. Sicura. È stato stordito. È stato stordito. E non ha reagito quando è uscito l'eliscafo. Il 6 agosto del 2004. Ah, è stato investito? Sì, sì. Cose che Filippo veniva nell'elica. Sì, sì. Io l'ho visto nascere a Filippo. Perché io ero pescatore, se avevo due barche, facevo volante. Pesce azzurro, pescavo pesce azzurro. Sei ginecologo. Ecco, stavo sempre a pensare noi, Filippo. È nato qui nel porto. È nato nella ex Alcomar. Giovanni, sì, devi spiegare volante, che significa pesce azzurro? Volante è una rete che si traina con due barche, che prende pesce azzurro. Ma perché si chiama sciabica? Volante? Perché vola, perché va sopra il fondale. Non è una sciabica. Ma Filippo, non vende sciabica. Vende lui e la compagna, mi sembra. No. Filippo trovava la mamma Upei. Io so vite e miracoli. Filippo è nato nei vivai della Salcoma. Quando io faccio niente, trovava la mamma gli sapisse. Poi, quando lui, diciamo, sono passati 7-8 mesi, la mamma non l'ha vista più. Ma non era che la compagna? No, la mamma. E lui è arrivato leggenda, qua. Dice che il 10 è assolutamente. Quanto tempo ha vissuto? Ha vissuto una decina d'anni. Ma qua vedo tutti gli scienziati. Ma Madonna era diventata un'attrazione proprio di studio a livello universitario. Prima di entrare nel porto, Filippo, a noi ci aspettava fuori del faro. E te ci va a cavallo. Io una volta sotto le barche nostre, la Lega Navale. Io ero amico del dottor Di Stasio. Addirittura sotto la mano di più. Dici mormeggiare. E la mattina alle 5. E allora quella forse voleva fare un film. Ci faceva prendere paura, arrivava. Io ero sicuro che Filippo. E noi guarda Sam. Ci aspettavamo fuori dal porto. Ci appazzicava peace. E ci sono tutte le idee a noi. O può dire Telera, un ex guardiano di qua. Allora sul dottor De Stese, Nino, io voglio fare un filmino, voglio vedere il delfino, tutto tutto. Noi lavoravamo fino al sabato, domenica andiamo. Allora Matur si va su, e ne hai vista Flynn. E tre nica a questo posto di cane, domenica già su. E non ci fai vedere. Tutta una volta abbiamo fatto 200-300 metri, lui veniva da Siponto. Appena l'ho visto, se non capito che ho niente, e beh, cago, se non si è chiuso a pensare. E a mangiare due ore di ripresa. Flip che aveva tornato a parte, Flip che sbatteva. Questo poi ti parla del 1985-86. Flip, gli siete un mondano. Ma Manfredonia è stata un'opportunità. Un gioiello per Manfredonia. Perché eravamo dicendo te chi è il mondo. Siete fatti in distruggere a Flip. I subacquei dava problemi subacquei perché lui voleva lui scherzava, però quando si faceva paura era molto dispettoso quando uno gli faceva un dispetto, lui poi li cambiava perché lui voleva vedere un subacquei che stava lavorando, era vendicativo, poi quando questo è con la fiocina gli davano con la fiocina, lui ritornava d'improvviso e gli andava a beccare. Ma te lo sai che vuol dire che doveva dormire mezzo a due barche alla linea. Scusate, prima torno là. Noi quando siamo un motoschifo. Mia moglie ha più paura di quelli che sono là. Mia moglie vogliono mi l'accarezzare. Ma che tempazia. Quello era un idolo di Mavrcote, se avrei capito. A Mavrdoni avevano i pullman apposta a posto. Carnevale che faceva c'è gente stupida che non capisce questi fatti qua, non li capisci questi fatti qua, a Badri Schietti mi fatto lui, ma chi è stupido per fatto su, è stata fatta qualche ripresa? Oh, ci sì, una domanda curiosa per uno che a Manfredonia ci ha vissuto per un po', poi non conosce però molto bene il porto. Siccome Manfredonia è un porto meraviglioso per le barche, soprattutto per i pescatori, quante barche sono nel porto?
porto di Manfredonia. E lo dico io. Appunto, bisogna rivolgere. Manfredonia, gli anni 90, c'aveva 450 natanti. Era il porto più importante del meridione? Il porto più numeroso d'Italia come licenze, come numero di licenze. Uh-huh. Era il più grande d'Italia. Come diciamo tonnellaggio era Mazzara del Vallo. Uh-huh. Adesso? Adesso si è dimezzata, la flotta si è dimezzata. Con queste leggi che hanno messo della questo mancato pescato, perché eravamo molti, i motori si sono messi superiori alle barche, perché se prima una barca di quella là trainava 30 miglia al giorno, adesso ne traina 90. Nell'Adriatico qual è il porto più numeroso? Manfredonia, sì. Ancora Manfredonia c'è un porto, per me è il miglior porto d'Italia. Si avrebbero allungato quel, quel molo di Levante 200 metri per sud-ovest. Qua stavi tranquillo. Insomma, pensavo che il mare da poco è porto esposto all'ostra. Sì, che faceva lì? Io sono toscano, sono della provincia di Livorno, Piombino esattamente. Se uno deve andare all'isola d'Elba deve per forza passare. Mio figlio ha fatto militare a Piombino. Ah, sì? Sì, lui è marina, è stato a Piombino. Se uno deve andare all'isola d'Elba deve passare per forza da Piombino, si deve imbarcare a Piombino. Siccome c'è un corollario di isole davanti che sono meravigliose, che c'è il mare, l'Italia è bella da tutte le parti. Sì. Dalla punta, come si chiama? Raisi, come quale può essere la punta dello Sperone o della punta. E vai lo Sperone, la testa è cagata. Vai fino a Trieste, dall'altra parte vai fino su a Ventimiglia, stai tranquillo che l'Italia è la più bella d'Europa. Perché c'ha delle coste magnifiche, bellissime. L'ha detto Berlusconi adesso a Porta a Porta. Ah, l'ha detto lui? Berlusconi ha detto che sono rimasto stupito del meridione. Perché mi sono ritirato a Manfredonia? Ah, mi siete ritirato a Manfredonia? Sì, mi sono ritirato. Sicuramente avete assaporato la rucola di Manfredonia. Grazie. Quindi alle 11 paure. Senti Nino, io non so se tu frequentavi il calcio a Manfredonia. Io ero un tifoso degli anni 80. Prima? Prima ero più piccolino. Ma ti ricordi di me? No, forse no. Chi casi tu? Rosse. Mannaggia li butti di Cristo! Non li fa mangiare più la chiesa, giù Mariello! Sì! Tu sì! E chi ti entrare? Ti ricordi giù Mariello? Sì, come no! Io abitavo a fianco! E lo scellerato pure! Ma allora giù Mariello! Sì. Mangiavate fuori d'estate! Sì, è bene, Sola, Rossella, Carbonari, un puntiglia! Hai visto come è piccolo il mondo? Hai visto? Io veramente ho avuto sempre desiderio di conoscervi. Vabbè, ma adesso l'hai fatta. Ma vi siete ritirati a Manfredonia? Sì, io ho sposato una manfredoniana. Sì, me l'hanno detto. E naturalmente avendo la casa qua, naturalmente è rimasta vuota. Per quale motivo devo stare lassù quando pagavo un affitto e quando non pago niente? Per lo meno pago soltanto lì. Ti godo la vecchiaia. Poi qua puoi vivere con più pochi soldi, diciamo la verità, è vero o no? I soldi fanno sempre comodo. Se vive con più pochi soldi. Ma se ne hai ancora meglio, se ne hai di più ancora meglio. Mannaggia la Madonna, le vai. Ma noi dobbiamo tornare un attimo, perché sennò gli anni 60, i mangiare da Ciumari. È vero. Parliamo di Tu mi fai una domanda. L'imbarcazione che naturalmente è 12 metri questa barca, che tipo di regate deve affrontare questa? Facciamo un pochettino tutte le regate di altura, quelle che cambiano, cominciamo dalle nostre manifestazioni. Abbiamo detto così, come ha detto Matteo Treviano, la prima edizione delle Diomedee, regate delle Diomedee, per il pro delle Isole Treni, con il trofeo Lucidalla. Alla Escello Cina, la regata internazionale Bari Montenegro, Erzignoli, alla Prinzi del Fondo, la nostra. Mi dica
campo, Presidente, i risultati che avete avuto? Il miglior risultato che abbiamo avuto è stato il secondo posto l'anno scorso alla regata internazionale Barrio Zignoni. Però devo dire quante che barche partecipavano 46 barche, quest'anno siamo classificati non invece su 55 barche. Sempre un bel risultato, no? Un bellissimo risultato. Siete soddisfatti delle sì, sicuramente sì. Ma devo dire ancora di più che la Lega Navale, di Manfredonia per il terzo anno consecutivo ha vinto la Coppa come migliore società classificata in questo tipo di manifestazione. Sono veramente contento per voi. Perché... Quindi sia Celestino Lombardi, Matteo Troiano e io siamo messi in questo equipaggio dell'imbarcazione in vita. Da quanti anni regatate? Noi regatiamo da una decina d'anni. Noi teniamo la regata di punta nostra, che è la regata del Gargano, che sono in campo, che si svolge la seconda settimana di settembre. Ormai vi mandate una regata molto famosa. Sono onorato di stare a bordo con voi, veramente, una barca favolosa. La barca è un gran sereno. Matteo, io voglio dire una cosa, oggi sono felice che attraverso diciamo, il piacere di conoscere Rossetto, perché io ti voglio dire, non perché stava. Sono contento pure io. Io ho un perfetto giocatore di Mambrano. Io non ho visto il giorno, io ho un perfetto. Io sapevo che avevo una tendenza, ma poi ti sei spuntato. Matteo, io si faccio già una ciuffi, Matteo, gli arrivo. È solo un complimento, io ti ringrazio. Matteo. Io veramente ti giuro, no perché adesso io sono andato sempre in cerca, perché Rosselle mi è rimasta nella mente, solo Rosselle, Carbonara, mi è rimasta nella mente, perché voi diciamo... Quando noi eravamo bambini, voi eravate giovanotti, grandi, giocavate, perché io vi vedevo tutti i mezzogiorno da Ciumariello quando andavate a pranzo. Io abitavo a fianco a Ciumariello e mi è rimasto la metto un Rossello e finalmente poi l'avevo visto. Bar delle Rose. Sono felice. Bar delle Rose. Sì, il Bar delle Rose l'hanno costruito in quel periodo là. Perché prima stava la baracca del gelato, ti ricordi? È vero. Guarda cosa c'è. Non è che perché un pesce la scalseggia adesso? Tu una volta mi parlavi del pesce pigliato, il pesce del tipo, il pesce che ha la cosa. Matteo, che pesce? Quanto pare c'è scarseggia un po' noi pesce, l'atmosfera è cambiata. Tu hai visto in terra? Tanni marucchini, tanni quei pesci predatori. A Manfredonia sono arrivati il pesce serra. Il pesce serra. Quello è un pesce predatore. Ah, sì. Io dico che come hanno muore. Dice qua sei io e torna dai. È aggressivo. E come infatti noi da quando è arrivato quel pesce nel nostro golfo? Chieri, abbiamo perso la gola, abbiamo perso i sardi, abbiamo perso i scopi. Parecchi tipi di pesce che non arrezza. E i pesci di branco, a di castare i pesci seri, il 30% stai tutto muschietto. Tutto mosso dai pesci seri. Questo è un problema, Allora, è della triglia, della triglia, cosa diciamo? Le triglie del golfo di Manfredonia non li trovi in nessun posto del mondo. Noi in Europa parliamo del golfo di Manfredonia, che è da Zapponeta a Mattinata, perché dopo questi punti di riferimento già cambia colore e sapore, perché noi qua da Zapponeta a Mattinata un golfo chiuso, corrente c'è poco e niente, allora cresce la Poseidone, cresce un altro tipo di erba, parecchi tipi di erbe ed erbose. Allora le triglie si mettono sotto quelle erba là e si nutriscono. Tanto è buono per stare così con il pennello qua. Nino, scusa, hai smesso di andare a mare? Un po' di vegetazione di questo. A Natale ho smesso. Ha smesso a Natale. Dopo Natale. Ah, sei in pensione naturalmente, sì. Ho fatto 50 anni di imbarco. E 6-7 anni senza imbarcare. Presidente, che nome porta la barca? Questa barca si chiama Indigo. Ah, Indigo si chiama.
come mai questo nome, da cosa è venuto fuori? Quello, è il colore dell'acqua di vedere, con le nuvole, i cabini che fanno le nuvole, ce ne accorgiamo il tempo che deve fare. Per esempio, quale tempo farà nel fine settimana? A fine settimana, ma noi provvediamo un giorno per l'altro, domani tempo buono. Un po' velato, ma senza pioggia. Deve stare un pochettino il nostro Celestino Lombardo, ci sta portando. Lo sai quanto mi fa piacere di ogni giorno. Dai, intanto è già guidato prima. Io ho piacere di conoscere le persone. Ma io ero bambino, mi è rimasto nella mente. Sono tanti. Grande, addio al timone. Sì. Ma io ero qui, fa un piacere enorme. Vedi che stile, insomma. Bravo. Si vede che sono un po' raro. Io con Nadia proprio. Ci mangio, c'è un problema. Senti, mi sembri Hamilton della Mercedes. Ah sì? Sembri proprio lui, uguale. A proposito, una cosa soltanto per voi di calcio. Sì. Chi preferite come pilota fra Alonso e Hamilton? Beh, io sono più per Alonso. Sì, per Alonso. Tu? Hamilton, c'è qualche Hamilton, dai. Allora. Hamilton naturalmente è primo in classifica, no? Sì. E Alonso si trova a mangiare la polvere, giusto? Esatto. Fai l'inversione dei ruoli. È un po' come nel calcio. Ti volevo portare al calcio. È come nel calcio. Per Matteo. L'allenatore conta una piccola percentuale. Se non hai la macchina buona, non puoi vincere il campionato di calcio. Devi avere la macchina buona. Mario. E naturalmente l'allenatore. Io voglio una cosa. Vuoi sapere dal presidente qual è la più bella legata del un compiazzamento? Ti ricordi il custode che stava nel campo di Bardò quando stavi tu? Sì, anche lui. Bella regata, però non è morto. Era già anziano. Matteo. Chi hanno? Adesso. La più bella regata che facciamo noi è la pizza con Luca. Sì, ma tu come sei classificato? Noi ci siamo classificati sempre anche al terzo posto. Una regata molto tecnica, dipende molto dalle scelte tattiche, perché il Gargano, molti campioni, gente molto esperta di vela, quando arrivano sul Gargano a volte si classificano malissimo, perché il Gargano è così, ci sono 3-4 variazioni di vento, per cui chi non conosce bene sceglie una direzione, invece l'altra è vincente, cioè chi sceglie la costa, chi sceglie il largo. E io ti ho detto, tu eri giocatore, io ero ragazzino. Veniva al campo e stavamo sempre là intorno a Ciumariello. Servono. Io abitavo proprio là. Questa è una barca che porta 8 di fronte dove il maresciallo, se ti ricordi, il maresciallo Catalino. Io vengo sempre, sono un socio della Lega. E la vi trovi sicuro. Noi la sesta l'abbiamo posta. Forse vogliamo chiedere. No, c'è una buona possibilità di diventare. Anzi, ti voglio dire. Ci rimane la cosa. Lo stile ce l'ha. Vieni a fare soldi della Lega che noi là ci divertiamo. Noi d'estate là facciamo parecchie serate con gli amici, là. Ci abbiamo una sede là che è favolosa. La Sirenetta, l'hanno detto. La Sirenetta d'Arguta, ti ricordi la Sirenetta? Me la ricordo. Era il locale dei Big. Volevo dire qualcosa, in effetti io mi trovo in questo sport grazie a mio figlio, perché essendo socio della Lega Navalda, lui già a 7-8 anni ha cominciato a fare i corsi di vela, ad avere padronanza con le derive, e quindi a un certo punto ha detto papà devi venire pure tu perché è bellissimo, mi ha tirato dentro. E poi da allora sono più uscito, al contrario di come al solito sono i genitori che incontrano i figli, invece lui Matteo, non ci portare sugli scogli, per favore. Matteo, non ti distrarre, per favore. Mario, ti faccio visitare il bello. Adesso voglio qualche bomba. Allora, perché non possono mancare le arriva bombe. Arriva la bomba. La bomba al timone con questo cappello è fantastico. Allora, Badacca, rimane o va via? Allora, in primis, noi adesso abbiamo tolto
tech da pub, perché questo è tech da pub, ovviamente, sì, chiariamo questo, sì, sì. Dove dovrebbe anche un nome alla parte, perché la verità ce l'ha, ce l'ha, e poi Badacca al Montadoro dico 9% che nel carcio dentro fuori, no, secco. Deve essere secco, no, che no, no, fuori via, se ne va, fuori. Ok, dove va? Si sa? No, Taranto, no, Andrea, no, Badacca, allenatore del Manfredonia, a Nardola, Nardova, e chi viene? Bomba. A qua. Allora, sulle richieste, sul il referendum che abbiamo fatto va avanti 5. Ah, va avanti 5. Almeno i tifosi se ne vogliono 5. Senti, invece Di Toro se ne va o rimane? Se ne va o rimane? Di Toro qua. Di Toro se ne va o rimane? Se ne va finalmente. Noi abbiamo un po' uno squadrone. Come finalmente? Vabbè. Io sono stato a Petrangelo come presidente. Sono arrivato alla sera. Ronnino, è un piacere parlare del mare, dei fondali, le caratteristiche dei fondali di Manfredonia, delle caratteristiche particolari, molto sabbiose, no? Manfredonia c'ha tutto. C'ha tutto. C'ha roccia, c'ha sangue. Noi abbiamo, ci sono zone qua, 4-5 miglia a largo della costa che è sabbioso. C'è roccia dappertutto, diciamo, a 10 miglia, 7 miglia, 8 miglia. Invece la carenza di seppia questa stagione come mai? Dipende dalle condizioni atmosferiche, perché il momento che le seppie dovevano arrivare sotto costa a deporre le uova, hanno fatto 3-4 giorni di tempo cattivo, di grecale, tempo freddo, e allora le seppie hanno preso un'altra rotta, un'altra direzione, certo. E abbiamo visto questa mancanza di c'è carenza di pesce, no, ma pesce ci sta, pesca, ma sì, hai visto? Un artigiano, ma io sai da quanti anni che non vedevo un pescatore di dire, per esempio, sono diminuite delle qualità di pesce, sono aumentate degli altri. Noi a Manfredonia non abbiamo mai visto tante mazzangolle, tante orate, tante spighe, mai viste, adesso ci sono per 5 volte più di prima. Una domanda a Matteo. No, dico, quante regate fate proprio? Con questa barca? Sì. Con questa barca noi facciamo 4-5 regate all'anno. Ricordo che c'è anche il campionato invernale che facciamo, che parte a ottobre e finisce a febbraio. Quindi insomma, siamo abbastanza impegnati. Quanto personale a bordo? Ebbene, chiedono al presidente. Chiediamolo al presidente. Quanto personale porta la barca? Per lavoro, naturalmente, per regata. Per regata, 8 persone. 8 persone. Loro dice 8 persone. Ed è qualificata per 8 persone soltanto? Qualificata per 8 persone, ma devono essere 8 persone di valore. Noi le regate a volte si vincono, si perdono per un secondo. Certo, è vero. A volte noi abbiamo perso diverse regate per 1-2 secondi. Il prossimo impegno in agenda come? Il prossimo impegno in agenda lo pizzo con il programma? 13, 14, 15 settembre. Ecco, ma uscite spesso per allenamento, no? Fate allenamento? Sì, sì, ma oramai c'è tanto affiatamento fra di noi che l'equipaggio è quasi sempre lo stesso. Molti vengono ogni 15 giorni. Serve l'allenamento, certo, penso di sì, certo, come in tutti gli sport, naturalmente, certo, l'allenamento deve servire per però la Lega Navale è impegnata anche in un programma, diciamo così, di vela d'altura. Quest'anno è stato ospite su questa barca da Barrio Zenobi un velista che per ben due volte ha vinto il campionato mondiale. Abbiamo instaurato dei rapporti, tutto va bene dopo la regata del Gargano, quindi inizieranno dei forum proprio specifici per quanto riguarda la tattica di regata, l'arma della barca, per finire poi anche al tipo di alimentazione che deve avere l'equipaggio quando si affrontano delle regate. Cercate di arrivare all'American Cup. L'American Cup è un miraggio un pochettino distante da noi, però cerchiamo di fare il nostro meglio. La Pizzo Pino Cup è la nostra American Cup. Eh beh, certo. Noi ci limitiamo a questo, per noi è l'American Cup. Siete l'unica barca a Manfredonia che no, fa? No, assolutamente. Ce ne sono altre, sì. Certo, certo.
ormai siamo una ventina di imbarcazioni. Ah, sempre però, della stessa categoria? Della stessa categoria, del circo. Ma noi poi però alla Pezzomuna convergono barche a Pescara, Natale, Galizia, Fare. Siamo un punto di riferimento. E la Formula 1 fanno mangiare la polvere, qui invece cosa fate mangiare? San Mastro, cosa fate mangiare? La schiuma delle onde. Forse Matteo fate una cosa. Per bere. Cosa fate mangiare? La schiuma delle onde, dai. Sinceramente, diciamo che nella vita la prima barca della Lega Navale qual è? Senza falsa modestia, senza falsa modestia. Allora, innanzitutto nella vela c'è un gentleman agreement che non c'è nella Formula 1, quindi non si fa mangiare, ma si compete anche in uno spirito di amicizia. È chiaro che se andiamo ai livelli dell'America's Cup le cose cambiano un po', perché quelle sono la Formula 1 del mare, quello è un altro discorso. Al nostro livello noi lo facciamo con spirito agonistico, ma soprattutto con spirito sportivo e spirito di realtà, che proprio contraddistingue lo sport della vela. Non ci dimentichiamo che chi va a mare per vela deve prima di tutto essere innanzitutto essere un marinaio, e poi interviene l'atleta, la competizione, cioè, quindi c'è sempre lo spirito di appartenere a un qualcosa di unico. Tutti quanti. È chiaro che poi quando si sta in acqua si vuole vincere, si compete per vincere. Però questo rientra nello spirito sportivo e agonistico di ognuno di noi e chi partecipa a queste cose. La passione. Senti, scusa Matteo, ma non svicolare, non andare fuori. Io ti ho chiesto soltanto chi è la barca eventualmente principale del vedere. Ma non c'è, non c'è una barca che primeggia su tutte le altre. No. Ci sono 4-5 barche, tra cui anche la barca di Indigo, che insomma compete per vincere alle competizioni cui partecipi. Qualche volta capita a noi, qualche volta capita a qualcun altro, ma è anche giusto che sia così. Non c'è una Mercedes e che ne so, una Toro Rosso. Ci sono varie barche. Intanto Mario, io vedo Matteo davvero a suo agio lì al timone. Sembra sì. Mi sa che ha imparato molto bene. Siamo, Matteo, complimenti. Siamo forniti di alla grande, di cose, la garanzia sono io. Ah, ecco. Invece è meglio. Quando sono io, sì. Che una garanzia. Speriamo effettivamente. A quanto pare sei molto prudente. Quindi vedo, io guido. Abbassa la velocità, dai. No, è sempre luce, mi vento. Chilometri si fa. Tra l'altro loro sono anche molto sensibili nei confronti dei giovani. C'è grande apertura è vero. Ai ragazzi, avvicinare i ragazzi a questo sport meraviglioso. Quanti ragazzi avete? Forse questo è meglio che risponde Matteo. Sì, allora, noi abbiamo fissi ragazzi che fanno attività come Optimist, abbiamo 8 bambini. Però in regata ne vanno 6, ne mandiamo 6 che fanno le regate in tutta la questo è a livello agonistico. Questo è a livello agonistico, quindi che si allenano durante tutto l'inverno. Abbiamo fatto anche delle regate, una regata a Termoli, abbiamo partecipato a marzo a una regata a Termoli che fa parte di un circuito nazionale, c'erano barche del lago di Garda, dal lago di Garda fino a barche della Sicilia appunto. Poi abbiamo dei ragazzi, quindi qui stiamo parlando di ragazzi che hanno tra i 8 e i 12 anni, 13 anni, quindi questi sono i più piccoli, ecco, sono quelli che hanno partecipato poi alla manifestazione domenica scorsa. Abbiamo anche degli altri ragazzi, un po' più grandicelli, che fanno regate sempre per tutta la zona, per la Puglia, dei 4:20, che sono barche che si conducono, sempre derive che si conducono in doppio, quindi due ragazzi per ogni equipaggio. E questi sono quelli che abitualmente per tutto l'anno fanno attività, quindi si allenano durante l'inverno e a seconda del calendario vanno a fare le regate. Poi abbiamo a metà giugno ripartono i corsi di vela per bambini, che sta avendo un successo, speriamo che continui, un successo, ecco, buon successo, buon successo, quindi da questi corsi poi magari viene fuori qualche ragazzo che vuole, come è successo ogni anno, certo, succede, certo, ragazzi che vogliono poi continuare l'attività durante l'anno, si appassionano e quindi poi si cresce nel nucleo che fa. C'è uno che è innato proprio per questo tipo di regate? Ci sono due o tre ragazzi che sono molto interessanti. E... C'è
riescono a capire i venti, riescono a capire no, le onde. I venti no, li capiscono tutti. Però c'è naturalmente quello che ha una dote maggiore. Ci sono, poi teniamo conto di una cosa, che ci sono alcuni ragazzi che lo fanno già, questo è il secondo anno che fanno attività sportiva, alcuni ragazzi che hanno fatto i corsi l'estate scorsa sono rimasti con noi, quindi questo è il primo anno di attività sportiva, che comunque si stanno ben comportando. Quindi ma a noi interessa più che altro creare una, aprire Manfredonia al mare. Si stanno avvicinando sì, io sì sì, bene. Perché Manfredonia è un po' chiuso al mare, diciamo che Manfredonia non ha una tradizione. Scusa, no Matteo, scusa, secondo me ci sono troppi sport che portano via i ragazzi, che li disturbano. Praticamente ci sono quelli che sono dedicati magari al mare e altri magari che vorrebbero venire al mare, però vanno ad altri, dedicarsi ad altri sport, perché tanto ormai lo sport è prevale in tutti i settori. Il calcio è predominante sicuramente, poi vengono altri sport e pertanto i ragazzi si sparpagliano, si sperdono naturalmente nella. No, c'è un luogo comune che penalizza la nostra attività, che è quello che d'inverno per mare fa freddo. Che la vela è uno sport per ricchi, dove ci porti il bene? No, no, la vela è uno sport che si fa tutto l'anno. No, che è capitato che alcuni ragazzi volevano fare attività, ma i genitori hanno preferito fargli fare attività in palestra, attività a calcio, altre cose, perché si bagnano d'inverno, si prendono freddo. Allora. E poi si pensa che bisogna aprire il portafoglio un po' di più. Ecco, e questi sono due errori clamorosi. Volevo continuare il concetto. Sono due errori clamorosi. Il primo, i ragazzi che fanno attività velica difficilmente si ammalano. Perché stanno a contatto. Stando a contatto con il mare, che è un posto salubre, quindi noi abbiamo dei ragazzi, un ragazzo in particolare che prima che facesse vela, questo ha detto dei genitori, non perché si ammalava, si raffreddava abbastanza spesso, sono due anni che non ha un raffreddore, da quando viene da noi? Ma questo è venire a barca pure io, perché ogni soffio di vento prende il raffreddore. Esatto. E poi per sfatare il discorso del che la vela è uno sport per ricchi, è uno sport per ricchi se uno si vuole comprare la barca. Beh, certo. E poi che tipo di barca? Mentre la Lega Navale, oddio, non è che ci sono barche a tutti, per tutte le tasche. La Lega Navale mette a disposizione dei ragazzi le proprie imbarcazioni. Quindi abbiamo 6 Optimist, 2 420. E quindi la quota che pagano questi ragazzi è addirittura inferiore a quella che pagano andando in palestra. Devono comprarsi un po' di attrezzatura, questo è vero, ma non è così costosa come si può pensare, perché oramai con questi grandi centri commerciali, alcuni dedicati specificatamente agli sport, ci sono dei costi veramente bassi per poter fare e acquistare attrezzature, poi abbigliamenti, indumenti più che altro, per poter fare questa attività. Quindi non se i genitori capissero la gita che stiamo facendo noi adesso e potessero partecipare a una gita del genere, i ragazzi le davano io volevo tornare su quello che ha detto Matteo, che i bambini vanno a mare e non prendono il raffreddore, perché sono cose che sono successe a me di persona, perché io sono andato a mare da bambino, a quei tempi là non gli stavano non riscaldamento, non gli stava niente. La notte andavamo a mare, col tempo un po' di mare agitato, un'onda di mare, veniva, ci bagnavamo e questa roba qua d'inverno si asciugava addosso. Grazie a Dio, se venendo a questa età io reumatismi non ne ho. Vedi? Ma non giorno tu. Matteo, veramente. Non lo so, infatti non sto dicendo questa cosa. Faccio ancora pensare. Là voglio creare qualcosa. Comunque ritornando alla gita in barca, qua è qualcosa di fenomeno. Adesso ho fatto appena i complimenti al presidente. È qualcosa di eccezionale, davvero. Una cosa che non avrei mai immaginato. Apprezzo questo. Come? Non apprezzo questo. A te, ma però un capirmo che mi dà la fine, ma te gli hai fino a 10.000 euro. Ma se ne vai io.
però ci sono 11.000 raffitti per cappello. No, andiamo, che c'è scritto qua? Non mi un'ultima battuta, sulla sciapica, ce l'ho io la sciapica. No, la sciapica questo non esiste. La sciapica è una, un tempo di prime, è un, una rete, diciamo, quasi a circuito chiuso, si buttava all'aria. La buca da i pesci, prima la dice buongiorno, però la trainavano a mano. No, il primo anno che venne a Manfredonia, sulla spiaggia di Manfredonia, vedevo due uomini che tiravano da una parte all'altra. No, due uomini, là stavano sei o sette per ogni probabilmente era una rete molto... Stava mio nonno, e io mio nonno, se fa le riprese, queste sono cose belle. Non lo dimenticherò mai, perché io gli anni 50 frequentavo le scuole elementari, dato che il mare è stata sempre la mia passione da quando sono nato. La mattina prima di andare a scuola dovevo passare per mare a salutare mio nonno che tirava la sciabica. D'inverno mio nonno, sì. Con i pantaloni sollevati, con queste gambe rosse di freddo, io andavo a scuola, ero un po' imbottito a quei tempi là, pure avevo il pantalone alla zuarra, il pantalone alla zuarra è il 3/4. Allora mio nonno, in quella povertà, mi vedeva a me che andavo là con freddo, faceva vicino a me: Vattene la scuola, caffè fritto. E allora era il periodo dei kids, per farmi andare andava nel battello, perché prima la spesa a mare la mettevo in un fazzoletto, un tozzo di pane e questi due o tre cani, mi dava un cacco e me ne andava a scuola. Quello si preoccupava, lui stava nell'acqua, si preoccupava di me che faceva freddo. Hai capito? Non lo dimenticherò mai. Bene, Matteo, noi stiamo per rientrare, sì, anche perché siamo praticamente allora, io la bottiglia la devo buttare. Ringraziamo il presidente Lorenzo De Candia per la grande consueta ospitalità. Ringraziamo Nino, ringraziamo Troiano. Il piacere più grande ho trovato a Rosselli dopo 60 anni. Il nostro amico inseparabile. Dopo 60 anni. Rosselli. E cosa vogliamo dire ai nostri amici che ci siano seguito? Grazie, grazie davvero di averci seguito tutta questa stagione e diamo appuntamento alla prossima. Alla prossima. Scusi Stefano, sì. Anche...